divorziare. Purtroppo è pratica sempre più diffusa, con tante coppie che arrivano al punto di non ritorno e decidono, più o meno di comune accordo, di fare un passo indietro e mettere fine alla loro unione. Certo è, però, che la notizia di un anziano signore di ben 96 anni deciso a lasciare la moglie è sicuramente tra le più originali tra quelle lette negli ultimi mesi. A suscitare ulteriore curiosità anche le motivazioni della richiesta dell'uomo, che non ne vuole più sapere della compagnia. Che, tra l'altro, è anche molto più giovane di lui. A far scattare la domanda, infatti, è il fatto che l'unione non sia stata consumata dopo un anno dal fatidico sì. L'anziano, dal 25 giugno 2007 ospite di una casa per anziani, non ha mai dormito con la moglie nello stesso letto. Convissuto o coabitato. A raccontare l'accaduto è il Messaggero, che ha ricostruito la vicenda, diventata subito virale in rete, dove ha scatenato l'ilarità degli utenti social, con commenti decisamente sopra le righe. Continua a leggere dopo la foto, la donna più giovane di 41 anni, dopo le frettolose nozze al comune di Lanciano nel 2009, con tanto di testimoni, quando il vedovo aveva 87 anni, gli avrebbe poi addirittura organizzato il funerale e cercato un loculo al cimitero, spacciandosi per la nipote. Oltre alla cassa zincata color grigio e altri accessori funerei era stato preparato anche il necrologio dove nel manifesto il triste annuncio della dipartita dell'uomo, tuttora vivo e vegeto, lo davano le due figlie, i nipoti e i parenti tutti, tranne la consorte che oggi ha 55 anni. La donna. Probabilmente, si immaginava una dipartita imminente del consorte. Continua a leggere dopo la foto, il caso è approdato dinanzi al giudice civile Giovanni Natti. Il 5 luglio verrà sentito l'impresario di pompe funebri. Del matrimonio nessuno ha mai saputo nulla. Né figlie e parenti né alla casa di riposo da dove l'anziano, in base al registro, non è mai uscito se non rare occasioni per cure in ospedale. L'anziano è patrocinato dall'avvocato Andrea Cerrone. Nel ricorso si legge come la moglie avrebbe circuito il pensionato conosciuto mentre negoziava la vendita del suo appartamento in un'agenzia immobiliare di un amico della stessa donna. Continua a leggere dopo la foto, dopo averlo conosciuto, lei lo sarebbe infatti andato a trovare varie volte all'ospizio portandolo, anche a pranzo fuori. Il ricorrente dice che i soldi dell'appartamento, a parte minime quote andate alle figlie, li avrebbe presi la moglie che aveva accesso al suo conto corrente. Quindi il pesante sospetto che la donna mirava anche alla sua lauta pensione di reversibilità. La donna, assistita dall'avvocatessa Carmelina Arditelli, ha sempre respinto le accuse di aver carpito la buona fede dell'anziano marito,